Ciao a tutti, bentornati sul canale. Allora, andiamoci a montare insieme questi 5 numeri di Robocop, ovvero dal 76 all'80, e andiamo a finire il braccio sinistro. Diciamo che così, a sentore mio, ci metterò di più a fare le dita che tutto il resto. Quindi non ci perdiamo in chiacchiere e iniziamo subito con il numero 76. Allora, apriamo il numero 76 e andiamo a prendere tutti i pezzi. Mi raccomando, perché sono piccoli, quindi bisogna fare attenzione a non perderli. Verifichiamo che non c'è rimasto nulla nella bustina, la buttiamo. Allora, a livello di viti ne abbiamo di due tipi. Abbiamo le viti RP e le viti BM, e poi abbiamo le nostre amiche molle. Poi c'è la copertura della mano e ci sono qua tutti i pezzi delle dita. Allora, dobbiamo fare prima l'anulare, e i pezzi dell'anulare sono distinti dal numero 4, mentre quelli del mignolo sono contraddistinti dal numero 5. Quindi li colleziono un attimo e poi proseguo. Allora, dopo aver collezionato tutti i pezzi, andiamo ad unirli. Quindi iniziamo con 76B e 76C, poi sono anche facili da vedere perché c'è il buco della molla da questo lato. E ci andiamo a mettere appunto la molla dentro, cercando di trovare la posizione del foro, ecco, in questo modo qui. Poi prendiamo una vite RP, la mettiamo sul nostro cacciavite. Paradosso, perché sto usando il cacciavite di Iron Man per montare Robocop, ma mi trovo bene con questo, quindi uso questo. Quando la inserite, mi raccomando, cercate di trovare subito il foro dall'altro lato, altrimenti, come al solito, rischiate di fare danni. Vedete, se spingete il pezzo dopo, si allontana in maniera errata, quindi non va bene. Poi invece, se lo mettete bene, entra quasi subito. Allora, poi ovviamente la parte della falange si costruisce unendola in questo modo. Anche qui c'è scritto 4 nelle due parti che vanno unite, e possiamo procedere anche qui con l'inserimento della molla. Allora, molla che io, proprio come vi ho già detto, avrei anche evitato di mettere, perché onestamente proprio non ne vedo l'utilità, nel senso, stringendo le viti le falangi non si muovono, e di certo poi non è che mi metto lì a giocare con la mano di Robocop quando lo terminerò, perché diciamo è un prodotto delicato per la sola esposizione, insomma, quindi non mi interessa di utilizzarlo e di farci chissà cosa. Ad ogni modo, come potete vedere, il primo dito lo abbiamo portato a casa. Facciamo la stessa cosa sull'altro, quindi sul mignolo. Andiamo ad unire prima la falange, tanto ormai abbiamo capito come si fa. Prendiamo i pezzi 76F e 76G, li mettiamo in posizione corretta e andiamo ad inserire anche qui la molla. Allora, vediamo come entra, perfetto, e poi sempre con la vite RP la andiamo ad avvitare. Infilate prima la vite, tanto diciamo è piuttosto semplice farla entrare, e a questo punto poi possiamo avvitare. Verifichiamo che si arrivi bene a fondo nella falange, così da non fare danni. Ok, vedete che è tutto preciso. E l'ultima cosa, andiamo poi a mettere la falange finale, quindi anche qui poi dobbiamo mettere la molla. Mi raccomando, al verso, mettetelo giusto. Vediamo se mi sono perso la molla. No, l'ho trovata, quindi anche qui leggera pressione, la facciamo entrare in questo modo e ci mettiamo l'ultima vite. Per fortuna le viti sono tutte uguali, quindi non c'è differenza, come era ad esempio su Iron Man, invece che c'erano viti diverse in base alla falange. In questo caso qui abbiamo un ulteriore valore aggiunto. Allora, ecco, anche questo dito è stato completato. Quindi a questo punto possiamo prendere la mano e possiamo posizionare tutte le dita. Anche in questo caso bisogna collezionarle prima per mettere le lunghezze corrette, e poi la chiudiamo. Allora, le ho posizionate in questo modo, e
a questo punto posso mettere le viti BM qui all'interno dei fori per unire le due parti. Vi ricordo che per poi far entrare la mano per agganciarla, diciamo, al resto, dobbiamo allentare invece queste due viti qua del supporto. Quindi mi raccomando, ricordiamoci di farlo, altrimenti poi si spacca tutto se spingete troppo. Bisogna sempre leggere bene le istruzioni, non ci scordiamo di farlo in modo tale da non avere problemi in fase di assemblaggio. Allora, diciamo che chiudere la mano è piuttosto semplice, poi ovviamente per avere una rigidità delle dita dovete stringere bene le viti, perché altrimenti, chiaramente, no, se le viti non vengono messe bene si rischia di avere un movimento un po' troppo morbido delle dita e noi vogliamo evitarlo. Allora, qui mi sta cadendo tutto, vediamo di mettere meglio questa vite, ecco qua, la vado a mettere più forte che riesco, più forte possibile, ecco qua, e quanto riesco a stringere. Ok, facendo così le dita sono decisamente rigide, quindi come le metto restano. A questo punto allentiamo qui le viti del supporto come indicato, in modo tale da rendere più facile aprire questa porta qui, questo accesso, e la andiamo ad inserire. L'unica cosa è che, diciamo, bisogna capire quanto va aperto. Vediamo un attimo se basta così. No, ma purtroppo io credo che vada avvitato bene dopo e non prima, come ho fatto io. Oggettivamente questa parte io non l'ho letta, per cui vediamo se adesso allento le viti e riesco ad inserire. Chiaramente adesso le dita dovrebbero tutte andare per conto loro, e ecco qua, facendo così riesco ad inserire. Quindi a questo punto possiamo ristringere e mettere in posizione poi la mano. Chiaramente la mano la potete posizionare anche in un secondo momento, tanto semplicemente va girata, e diciamo che a lavoro finito poi ci dobbiamo mettere sopra la copertura, che è magnetica, e quindi viene così. Apriamo il numero 77 e qui ci sono un bel po' di pezzettini da prendere. Controlliamo sempre prima la plastica che sia vuota prima di buttarla, e andiamo a verificare che, diciamo, non ci siano problemi sui pezzi. Questi mi sembrano tutti ben fatti, tutti precisi. Qui abbiamo gli adesivi che poi vanno messi su questi pezzi qui, che vanno prima tolti dal supporto, ma di questo ce ne occupiamo dopo. E adesso, diciamo, dobbiamo prendere questi pezzi e andare a metterli uno qua e uno qua. Allora, una volta che abbiamo posizionato, allora iniziamo con questo qui che sarebbe il 77A, lo mettiamo nella sua posizione e lo andiamo ad avvitare con le viti CM. Quindi andiamo ad aprire tutte le viti, le mettiamo sul tavolo, tanto sono sempre le stesse, c'è un solo tipo di vite, quindi, diciamo, possiamo aprirle tutte e non ci sbagliamo. Andiamo ad avvitare questa parte, diciamo che qui stiamo avvitando queste viti nella plastica, quindi per questo non vi ho ancora detto di usare l'olio, ma possiamo tranquillamente procedere. Poi, per carità, si può mettere anche un po' nella plastica, non è che c'è una legge che lo impedisce, però, insomma, di norma si usa solo quando c'è un po' più di frizione, quindi sul metallo. Allora, fatto questo punto, possiamo procedere con adesivi e i primi due pezzettini, che nella parte posteriore sono contraddistinti da dei numeri, quindi noi dobbiamo prendere in questo caso i pezzi 11 e 12. Quindi lì andiamo a prendere semplicemente girandoli un paio di volte, si staccano. Poi adesso andiamo a verificare se serve una pulita, magari con un po' di con il taglierino, ma mi sembra, non so quanto riusciate a vedere onestamente, ma sono piuttosto precisi, quindi non serve lavorarci sopra. Allora andiamo a rimuovere
questi adesivi e cerchiamo di capire un attimo come dobbiamo procedere. Allora, quindi io prendo il primo adesivo e già vi dico che questa cosa non mi piace proprio, perché di fatto è scomoda e tra virgolette inutile come passaggio, perché bastava semplicemente mettere il solito tappino che abbiamo usato fino ad oggi, era sicuramente migliore. Ma vabbè, allora andiamo a mettere l'adesivo qua sopra, ed è talmente piccolo insomma che non vi dico che è impossibile da mettere, ma quasi. Sto iniziando con il numero 11 e quello con il numero 11 lo dobbiamo mettere. Adesso troviamo la posizione e andiamo a verificare. Allora, adesso bisogna togliere l'adesivo, bisogna togliere la copertura dell'adesivo, ecco, in questo modo, e quindi andare poi a prendere il pezzo e metterlo in sede. Dovrebbe andare in questo modo, però bisogna cercare di farlo entrare nella posizione corretta, altrimenti poi rimane un po' più spigoloso. Qui sicuramente ci devo perdere un po' più di tempo da solo, diciamo, e cercare di farlo alloggiare nel modo migliore possibile. Allora, confermo l'odio che ho per questi pezzetti, perché diciamo sono fatti male e da mettere sono pressappoco impossibili. Io sto cercando di spingerli qui con la parte di sotto del cacciavite, ma come vi avevo già detto entrano male, non so nemmeno quanto possano resistere. Ad ogni modo, poco male, anche se dovessero cadere chi se ne frega, tanto sono un dettaglio veramente da tralasciare. Quindi vado ad avvitare l'altra sezione e poi bisogna rifare la stessa cosa. Diciamo che il segreto potrebbe essere di cercare di spingere queste viti più dentro possibile, perché chiaramente più la vite entra e più spazio poi c'è per far girare, per far entrare meglio questi tappi, chiamiamoli così. Il problema è che, come al solito, no? Se giriamo troppo rischiamo poi di fare danni. Adesso qui in questa sezione andiamo a mettere altri due tappini e poi vi mostro il risultato. Allora, diciamo che forse questi sono entrati un po' meglio, ma non ho nessuna intenzione di togliere i precedenti per rimetterli, quindi semmai proverò dopo a spingere un po' con il cacciavite. Ecco, forse spingendo un po' meglio sono entrati questi due, però fate attenzione a non spingere male, perché sennò si graffia poi il resto. Diciamo che è un dettaglio trascurabile, tanto spesso Robocop era ammaccato, quindi non c'è niente di male anche a lasciarlo un po' impreciso. Poi andiamo a mettere questi altri pezzi qui. Qui non vi potete sbagliare perché le forme sono obbligate, e anche in questo caso andiamo a mettere le solite viti. Solito suggerimento di prima: più avvitate e più spazio c'è per i tappi, quindi date una bella stretta cercando di non rompere le viti, e diciamo poi procediamo con la copertura. Pensavo di avere più problemi con il montaggio della mano, quindi delle dita, invece si è rivelato molto più antipatico questo passaggio qui. Diciamo che sono quei dettagli che a mio avviso rovinano un po' il modello, perché sono dei dettagli inutili. Potevano tranquillamente mettere un tappo a pressione senza l'adesivo, fatto meglio, piuttosto che utilizzare questo tipo di adesivo che tanto dopo un po' si secca e si stacca naturalmente, quindi diciamo che non sono destinati ad avere una lunga vita. Premesso che, come già detto, questi sono modelli da mettere sotto vetro e quindi non è che ci fai niente, per cui possono cadere in qualche modo, ma diciamo che secondo me bastava un tappo normale e finiva là. A questo punto, detto ciò, mi vado a staccare questi altri quattro, li metto e ve li mostro. Allora, diciamo che non sono soddisfatto per niente di questi tappini, che come vedete non sono al massimo della precisione, perché appunto sono fatti male. Andiamo a mettere l'altro pezzo, questo un po' più semplice, a pressione entra senza problemi, ma non escludo la possibilità di toglierli proprio questi tappi, perché anche se, cioè, sicuramente è preferibile vedere le viti che vedere questi tappi brutti fatti male. Vedete che alcuni sporgono, tipo questo qua, nonostante io abbia premuto
bene, non c'è proprio modo di farlo entrare di più. Sarà che la vite forse doveva entrare mezzo millimetro di più all'interno, ma proprio di più di questo non entra. Poi, piccolo spoiler, si possono mettere anche senza l'adesivo, ho visto, quindi non vi ammattite a mettere un adesivo che è pressappoco inutile, tanto se spingete entrano lo stesso, ma molto soggettivo, nel senso si può tranquillamente decidere, ad esempio nel mio caso, di toglierli e probabilmente è anche più bello. Detto ciò, andiamo avanti. Procediamo col numero 78 e andiamo a prendere tutti i pezzi. Allora, qui sentite il rumore del metallo, andiamo a prendere anche questi altri pezzi qui, verifichiamo sempre che non ci sia nulla e poi buttiamo il tutto. Allora, questo pezzo è di gomma, come era logico pensare, e vedo che ci sono altri adesivi che io odio profondamente perché dobbiamo coprire questa vite qua. Allora, per coprire quella vite dobbiamo prendere questi pezzetti qui, che sono i pezzi 78G, 78I è l'adesivo, diciamo, che va messo sopra. Allora, andiamo a prendere un attimo questi pezzi. Vediamo come li dobbiamo posizionare. Ok, quindi loro dicono di mettere l'adesivo così com'è sopra la vite. Anzi no, dobbiamo mettere questo così. Ok, perfetto. Dobbiamo mettere l'adesivo in modo tale che si regga questo pezzo. Ma anche qui scelta veramente triste. Non pensavo che si arrivasse a una soluzione del genere, perché onestamente proprio non mi piace mettere l'adesivo in questo modo, rimuovere l'altra estremità, ammesso che io ci riesca, perché qui, come sapete, gli adesivi sono terribili, e poi dobbiamo prendere questo pezzo e posizionarlo più o meno bene qua, ecco, in questo modo. Allora, per carità, se ha lunga vita e se regge mi potrebbe anche andar bene, ma ne dubito fortemente, quindi vediamo un attimo quanto resiste. Andiamo a fare la stessa cosa dall'altro lato, quindi prendiamo l'adesivo. Io mi immagino che dopo 6 mesi che il modello è esposto, con il caldo, magari sapete, temperature particolari, si vada a deteriorare l'adesivo e questi pezzi ce li ritroviamo tutti per terra. Quindi teoricamente bastava anche un goccio di colla. Il problema della colla qual è? È che se poi lo devi togliere ti si spacca tutto e quindi non si può fare con la colla. Allora, diciamo che forse, diciamo, teoricamente sono meglio questi di questi qua, perché almeno così apparentemente mi sembra che reggano meglio e soprattutto sono entrati subito, ma continuo a ripetere che non mi piace proprio la soluzione degli adesivi. Allora, poi procediamo con il pezzo 78B. Purtroppo ho appoggiato il pezzo 78C un attimo, quella la vaschettina, diciamo, un pochino più grande, e non mi esce più, quindi fate finta che l'ho già messa. Sopra ci andiamo a mettere quella più piccola. Dopodiché andiamo a prendere il pezzo 78E, lo poggiamo così e dobbiamo chiudere il tutto con il pezzo 78A in modo tale da poter serrare il tutto con le viti. Viti che andiamo prima a prendere, sono le viti CM, ce ne servono 3. Diciamo, questo numero rimane a metà perché ci fanno mettere queste viti, ma poi termina la fase di montaggio. Quindi prendiamo le viti. Allora, siamo già esperti di questo passaggio perché l'abbiamo fatto più volte in altri punti. Quindi diciamo che dobbiamo fare attenzione a mettere la vite in modo tale da fargli trovare subito il foro. E poi possiamo avvitare anche le altre. Allora, ne andiamo a mettere una. Nell'ipotesi in cui io abbia trovato il foro, no, non l'ho trovato ovviamente. Ecco, va messo forse un po' più così, l'avvitiamo e poi andiamo a mettere le altre due. Allora, vediamo un pochino e poi proseguo. Allora, diciamo che per avvitare questa parte, secondo me è necessario l'utilizzo di una pinza, perché quando voi andate a mettere
una vite si alza troppo e non ce la fate a spingere, quindi con l'ausilio di una pinza andate a reggere il pezzo in questo modo e lo avvitate, no? Perché se no non riusciamo a stringere forte, perché lì c'è scritto stringere il più possibile. Quindi noi andiamo a eseguire alla lettera le istruzioni e stringiamo il più possibile, perché sicuramente, siccome questo pezzo poi servirà per reggere il braccio, se lo mettiamo troppo mollo poi non rimane in posizione. Comunque, per adesso abbiamo terminato questo numero. Apriamo il numero 79 e continuiamo a costruire questa articolazione, ed è probabile che con questo numero siamo già in grado di testare la durezza di questo meccanismo, diciamo, che secondo me è fatto molto bene, perché ovviamente deve essere una cosa molto rigida, altrimenti poi ci rimane in mano. Allora, andiamo a prendere questo pezzo qui e poi all'interno qui ci andiamo a mettere la molla. Dopodiché sopra la molla ci mettiamo questa parte dentata, che come vedete entra qui dentro in questa scanalatura e quindi è praticamente impossibile da togliere. Poi, lavorando sulla facciata esterna, andiamo a prendere questo chiodo, diciamo, chiamiamolo così, e lo inseriamo dentro a pressione in questo modo, in modo tale da avere un asse sul quale poi andrà a fare forza il tutto. Poi a questo punto prendiamo l'olio e andiamo a mettere un goccio d'olio qui sul pezzo che abbiamo costruito prima, un goccino d'olio, e sopra ci mettiamo questo pezzo. Perché abbiamo messo l'olio? Perché qui la vite CM che stiamo per mettere la dobbiamo stringere in maniera mortale, perché questo pezzo qua, diciamo, è fondamentale, deve rimanere più ancorato possibile al resto, perché chiaramente questa vite poi ne determina la stabilità. Ecco, mi è caduta purtroppo. Ecco, facciamo le cose fatte bene, la metto prima sul cacciavite, perché se no è impossibile. No, il cacciavite non rimane, quindi cambiamo cacciavite. Non è magnetizzato, lo dico tutte le volte, poi non lo cambio mai. Allora, adesso abbiamo sporcato per bene tutto con l'olio, benissimo, bene ma non benissimo. Andiamo ad avvitare, avvitiamo così, questa vite la andiamo a stringere il più possibile, ecco, perfetto. Quindi, come vedete, adesso siamo in grado di muovere il pezzo che abbiamo avvitato prima e possiamo anche dargli un'altra puntina di forza, perché chiaramente poi dipende, no? Dipende se voi volete tenere il modello definitivamente con le braccia a penzoloni oppure no. In questo caso, diciamo, è meglio stringere il più possibile, così siamo sicuri da poter fare tutte le posizioni che vogliamo. Poi recuperiamo i due pezzi costruiti e li andiamo ad unire in questo modo. Quindi qui sentite l'attrito della ruota dentata, che chiaramente poi sarà chiuso da questo altro pezzo di plastica che va dall'altro lato. Questo adesso cerchiamo di capire come farlo entrare e poi andiamo a stringere tutto in via definitiva. Qui devono entrare questi perni qua dentro, ma forse serve una forza particolare. Allora, in realtà rimane così, quindi sì, si deve spingere un po', ma non è che entra più di così, e con la vite, questa con la testa flangiata, che è una vite DP, andiamo ad avvitare la parte centrale, così praticamente andiamo a stringere quel chiodo di plastica che abbiamo messo prima, lo andiamo ad assicurare qua in posizione. Anche qui stringiamo bene, in modo tale poi da avere un buon attrito qui sulla ruota dentata. A questo punto andiamo a mettere anche le altre viti che servono, una qua e una qui dentro, e sono le viti CP. Allora, le andiamo a prendere, le mettiamo qui sul tavolo e allora mettiamo la prima, che è più facile perché si vede decisamente meglio, la mettiamo qui sopra. Quindi così uniamo per bene le due sezioni, ottimo, e la seconda la andiamo a mettere qua nella parte di sotto, che si vede oggettivamente poco, però ecco, un po' controluce, ecco, si trova l'invito del foro. Poi, quando abbiamo stretto questa sezione e quindi il tutto è definitivamente bloccato, come in questo caso, sentite che c'è anche un bel attrito,
possiamo prendere il braccio e andare a mettere in posizione la struttura. Vedete che va esattamente così, tra questo e questo foro, così. Quindi, siccome siamo nel metallo, che bisogna fare? Mettere l'olio. Quindi andiamo a mettere l'olio su questo punto qua e su questo punto qua, in modo tale da non avere problemi. Andiamo a prendere le viti EM, che sono le ultime rimaste, se non sbaglio. Sì, mi sembra che siano solo queste. E andiamo ad avvitare la prima vite. Quindi mettiamo in posizione la struttura, reggendola con una mano. Andiamo a fare con l'altra mano questo lavoro di posizionamento. Chiaramente è inutile che vi vada a dire quanto è importante stringere bene qua, perché ovviamente, no, questo è un punto cardine del braccio. Quindi prendiamo anche un cacciavite magari più lungo, a questo punto posso usare anche questo, e posso stringere bene forte. Vado a prendere l'altra vite e posso avvitarla. Allora, avviciniamoci qua, andiamola a mettere in posizione. È caduta ovviamente, perché vabbè, colpa mia che continuo ad usare un cacciavite che sarebbe da rimagnetizzare, ma vabbè. Allora do l'invito con questo qua e poi, ecco, una volta che è entrata passo ad utilizzare questo. Allora, questo è un passaggio molto interessante, perché ci fa vedere la struttura interna del braccio e dell'articolazione che è stata pensata. Diciamo che in questo caso, invece, rispetto alla parte esterna, estetica, diciamo, è stato curato assolutamente di più. Infatti queste sono le cose che mi lasciano un po' perplesso. Si curano le parti che non si vedono, ma quelle che invece si vedono, come in questo caso qua, sono lasciate un po' al caso. Procediamo con l'ultimo numero di questa spedizione, quindi ovviamente il numero 80, e andiamo a prendere tutti i pezzi. Allora, qui abbiamo questo pezzo che è interessante, nel senso che avevamo detto che è un pezzo nuovo, mai visto, e lo andiamo a mettere a pressione in questo modo, chiaramente trovando il verso giusto, ecco, così. Non vi potete sbagliare, perché va solo in un verso, se no, se lo mettete sbagliato non vi corrispondono i fori, e quindi viene messo in questo modo qui. Ok, adesso dobbiamo prendere l'intera struttura e andarla a mettere qua sul braccio. Chiaramente bisogna trovare, ecco, la posizione, ecco qua, perfetto, in questo modo. E quindi a questo punto dobbiamo prendere 4 viti CM e procedere avvitandole tutte e 4. Poi vedo che ci sono altri tappi, quindi già mi sta venendo l'ansia, perché quei tappi veramente li odio profondamente. Allora, mettiamo la prima vite, così diciamo il pezzo si blocca e non si sposta più. Bella stretta, mi raccomando. Ok, tanto plastica su plastica non succede niente. E andiamo a mettere l'altra vite qui sotto. Perfetta, avvitata anche questa in maniera bella forte. Diciamo che, allora, abbiamo un lato negativo, perché chiaramente se per ipotesi dovessimo stringere di più la parte del braccio, ovvero questa qua, dobbiamo smontare tutto, per cui vi consiglio di stringere il più possibile adesso, così poi non ci andate a rimettere le mani e si evita, diciamo, rotture di scatole varie, perché insomma dover rismontare tutta questa roba non mi pare proprio il caso. Allora, qui è un po' scomodo avvitare in questa posizione, perché si urta chiaramente qua, quindi più è lungo il cacciavite e meglio è. Vediamo se con questo vado ancora meglio. Sì, perfetto, serve un cacciavite bello lungo, in modo tale da arrivare alla vite senza urtare qui su questa struttura. Diciamo che, allora, il risultato generale è gradevole, molto bello. L'unico difetto, appunto, sono quei tappi che oggettivamente... Allora, adesso andiamo a vedere questi qui come sono. Questi forse sono fatti meglio, sono a pressione diretta. Allora, innanzitutto, visto che mi è capitato in mano, andiamo a mettere questo rettangolare, e qui c'è il solito punto, uno più largo e uno più
uno più grosso e uno più stretto, lo andiamo a mettere qua, diciamo questo entra facilmente. Poi andiamo a prendere questi, vediamo cosa c'è scritto dentro, ci sono i numeri, quindi dobbiamo andare a leggere se sono diversi, vediamo un attimo, sì, oggettivamente sono diversi, altrimenti entrerebbero, quindi dobbiamo andare a vedere. Allora, il primo in alto a sinistra è l'80C, e l'80C, il problema è che nelle istruzioni non c'è scritto il numero, c'è scritto solo la lettera, per cui bisogna cercare la corrispondenza e poi metterli. Ok, l'ho trovata, quindi l'80C sarebbe il numero 1, quindi andiamo a cercare il numero 1, eccolo qua, no, l'1, sì, questo è l'1, e lo andiamo a mettere qua, quindi chiaramente leggendo le istruzioni entra alla perfezione. Poi andiamo a prendere l'80D, che sarebbe il 2, che forse è questo, l'80D va qui sopra, perfetto, entra. Poi c'è il 3, che sarebbe l'80E, e va qui sotto, perfetto. E ovviamente l'ultimo è questo qua, vediamo se entra. Mi direi che l'ultimo ci dà problemi. No, ok, è entrato benissimo. Ok, questi sono precisi, diciamo che non c'è niente da dire su questi. Allora, qua sicuramente ci sarebbe da mettere questo, ma non ce lo fanno usare adesso, chiaramente, perché poi questo andrà probabilmente messo nel petto, nel torace, quindi mi raccomando, non lo perdete. E detto ciò, abbiamo terminato anche questo montaggio. Ok, dunque, allora, guardate che gestaccio sta facendo la nostra mano, perché mi ha fatto veramente tribolare con quei tappi. Allora, non sono soddisfatto per niente dei tappi, perché sono oggettivamente brutti. È vero che alla fine sono entrati in qualche maniera, ma è molto probabile che io li vada a togliere definitivamente. Per il resto soddisfatto al 100%, l'interno è fatto molto bene, quindi ci deve essere stata veramente una svista per quei tappi, perché non si spiega altrimenti. Ovviamente tutta la mobilità è fantastica, quindi rimane tutto in posizione, come viene messo resta, quindi è veramente fatto bene, tutto molto bene e curato nei dettagli. Purtroppo magari quella storia dei tappi, boh, non lo so per quale motivo è stata fatta in questo modo, ma magari vedo di indagare un attimo. Detto ciò, non vi impazzite con gli adesivi, perché vi ho detto entrano anche senza gli adesivi. Quindi a questo punto, se avete qualunque altro problema, scrivetelo nei commenti o mi scrivete in privato, tanto la mail la trovate nel profilo. E quindi a questo punto vi chiedo il solito pollice in su se vi è piaciuto il video, e vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina, così da non perdere nessuna delle prossime fasi di montaggio del nostro Robocop. Detto ciò, vi saluto e ci vediamo molto presto nei prossimi giorni. Ciao!